Rumine. Malvino, bambino che si frega da sé, oh oh, con le sue mani. Rumine. Per strada pippante vedo un bambino, oh oh, si chiama Palmino, e tutti gli amici gli dicono in coro, oh oh, sei senza decoro. Beh, diciamo che potrei cominciare il mio discorso dicendo che purtroppo non tutto ciò che luccica è oro. Sono costretto ad ammettere che il mio cinema, più di altri generi, si presta a degenerazioni e deturpazioni legate a quelle che io oso definire squallide perversioni, e che però tuttavia costituiscono oggetto di piacere per una schiera di incompetenti. Sfido qualunque purista a giustificare ed apprezzare scene di zoofilia o coprofagia spesso presenti in questa spazzatura. Capisco possano costituire sottogeneri con propri aficionados, ma io personalmente mi dissocio. Ben altra tradizione può vantare, sia a livello di opere che di performers, quella che Mussolini definì sorella bastarda. La Francia, patria tra l'altro di quello che io considero il John Holmes europeo, vero e proprio capostipite di una scuola di attori porno, Gabriel Pontello. Al di là dei suoi ampi meriti cinematografici, resta nella memoria per l'impersonificazione di Super Sex, fotoromanzo hard che scaldò gli animi di migliaia di appassionati negli anni 70 e di cui albi sono conservati gelosamente in pinacoteche del piacere che perpetrano il mito. Il nostro Gabriel ha inoltre il merito di aver scoperto ed avviato sulla retta via tante giovani di talento, tra le quali mi piace citare, sua compagna in tante opere, Olinka Hardiman, celebre per la sua somiglianza con Marilyn Monroe, tanto da essere riconosciuta dai più con lo pseudonimo di Marilyn. Ricordo volentieri a tal proposito la prolifica serie Deep Inside Marilyn. Tornando alla cinematografia francese, comunque, come non citare nomi come quelli di Brigitte Lahaie, a mio parere quest'ultimo il più grande attore francese dopo l'inarrivabile Pontello. Arrivederci. Arrivederci a voi.